buona giornata, ben trovati in diretta dentro la città insieme, le 13 e un minuto fino alle 14.30 con il vostro aiuto, le telefonate da casa, parleremo degli argomenti del giorno, a meno che non vogliate parlare della puntata di ieri, non so se l'avete vista cari ospiti, dove do anche io il mio saluto a Pinuccio Del Menico, Paola Blandi che hanno dato il loro commiato a noi colleghi, quindi caldamente li saluto perché hanno finito questa esperienza lavorativa. Bene così, li saluto. Ciao Pinuccio, ciao Paola. Igor Iezzi, consigliere comunale Lega Nord, come mi sta? Mi unisco al saluto a Pinuccio Del Menico. Ah sì? Bravo, sì, giusto. Sì. Beh certo, anche lei è stato qua parecchio. Alessandra Kusterman, candidata alle primarie del centro-sinistra per la Lombardia, benvenuta, grazie di essere qua. Come va? Grazie, buongiorno a tutti. Sono giorni di lavoro, immagino, perché la vediamo spesso impegnata. Sono anche giorni di lavoro in ospedale. Oggi mi sono presa un giorno di ferie per essere da lei. Che bello, perché lei toglie il camice e mette invece la veste da politica. Finché non avrò vinto le primarie, come faccio a mettermi in aspettativa? Lei la scaramanzia non sa neanche dove sta a casa, che gli frega. Riccardo Decorato, invece, deputato PDL, benvenuto, grazie di essere qui anche lei, nonché consigliere comunale a Milano. Saluto anch'io entrambi, perché li conosco da 20 anni. Sì, è stato più con loro che con me. Però, esatto. Insomma, bella, ieri c'è stato questo siparietto molto simpatico. Signori, il tema che voglio trattare con voi è molto importante, perché è vero che si parla di elezioni, ieri Maroni, per parlare di Lega, si è messo a riflettere sui nomi, dice adesso rifacciamo tutto, il PDL si riassembla, basta che non ci sia Italia nel nome. Ora, i problemi di noi altri invece sono diversi. Uno di questi riguarda, guarda un po' la disoccupazione, guarda questa notizia, problemi sul lavoro. I disoccupati sono 2,9 milioni, 3 milioni di persone, record. La Camusso di certo non infonde sicurezza e dice nel 2013 andrà pure peggio. I temi sono questi, secondo la gente, cioè la gente vorrebbe parlare di queste cose. Voi siete, la Kusterman candidata, la Lega Nord sta facendo la sua parte, il PDL deve ritrovare una strada, ma sono queste le cose di cui si deve parlare oppure ci piace parlare di politica tanto per parlarne? Prego, Iezzi. No, ma direi che sono assolutamente questi, infatti non so, dubito che abbia detto, dubito della correttezza nel riportarlo, non da parte tua ma da parte dei giornalisti, però no, sono proprio questi i temi di cui parlare ed è per questo che come Lega, per esempio un mesetto e mezzo fa abbiamo organizzato gli Stati Generali, la prima volta che organizzavamo gli Stati Generali a Torino, al Lingotto, proprio per parlare di lavoro, dove per la prima volta nella Lega, ma comunque un fatto nuovo anche nella politica, non era la Lega che spiegava le proprie idee alle categorie professionali, ai lavoratori, ai sindacati, ai datori di lavoro, ma si è messa lì ad ascoltare quelle che erano le loro richieste e poi le abbiamo tradotte in punti programmatici. I dati che vengono fuori oggi dimostrano che c'è bisogno di nuove idee, anche perché il governo tecnico che era stato chiamato per risolvere determinate questioni le ha profondamente aggravate. Sono dati record che non si registravano, mi pare di aver letto, dal 2004, dovrebbero far riflettere sulla necessità di arrivare a un cambiamento. Dottoressa, lei ha la sensazione, visto che sta appunto in questo momento solcando i palchi di tanti incontri politici, si parla di quello, si parla alla gente, che non si parli di queste cose, si fanno tanti voli e noi saremo più democratici, meno liberali, più socialisti e meno comunisti, però in pratica è allora, d'accordo, prego. Posso dire? I dati di stamattina sono sconvolgenti per quanto riguarda il lavoro giovanile. Allora, il lavoro giovanile lo hanno 6 ragazzi tra i 25 e i 34 anni su 10. Vuol dire che la disoccupazione giovanile è un problema drammatico. Perché i giovani sono il nostro futuro, sono i giovani che possono portare innovazione, fantasia, start-up di nuove imprese. La regione avrebbe potuto fare molto, il governo tecnico è durato in carica un anno e mezzo nemmeno, non possiamo attribuire al governo tecnico l'insipienza del PDL, della Lega al governo dell'Italia nei precedenti anni. E cosa avrebbe potuto fare la regione? La regione avrebbe potuto fare moltissimo sul lavoro delle donne e dei giovani. Sappiamo che per ogni punto in più di occupazione femminile c'è uno scatto del PIL molto elevato.
Allora, avrebbe potuto dare credito, praticamente fare da garante per i giovani e per le donne, per l'imprenditoria giovanile e femminile, e non fare invece dei bandi sul lavoro femminile che erano tali per cui la maggioranza dei soldi che entravano dovevano essere spesi per far diventare a norma l'azienda che volevano creare. Sì. Mia figlia vinse uno di questi bandi per 20.000 euro, dopodiché scoprì che ne avrebbe spesi di più per seguire le regole che volevano e a questo punto rinunciò ai soldi. Non ha più senso. Decorato, nel PDL state mettendo in scena un po', insomma, una sorta di bagarre interna, dove adesso Alfano pare averci ripensato, tornare dalla parte di Berlusconi, il che spacca, e quindi la Meloni dice no, ma io voglio fare le primarie, Alfano invece dice no, torno indietro, si decide il nome. Manca in tutto questo, a nostro avviso, un po' di sostanza, no? A fronte di questi dati, o no? C'è un dibattito. Dobbiamo parlare del PDL o del lavoro? Insomma, la stessa mi dica cosa. Lei, perché sennò c'è una ricetta, parliamo oppure anche in questo momento parliamo di entrambi, io non ho problemi, però mi deve dare il tempo di come? Spiegare. Abbiamo un no, perché di vedo tempo. Che lei prima dobbiamo parlare del lavoro, quindi parliamo del lavoro. Beh, ma il lavoro, la ricetta la dovete dare voi che governate, io mica la possono dare i lavoratori, siccome, sono disoccupati. Siccome lei introduce il tema sul PDL, allora parliamo del PDL se vuole, io non ho problemi. Allora, non dovrebbe essere, mi perdoni, non dovrebbe essere la stessa cosa. Cioè il partito offre delle ricette, casomai viene eletto, punto. Non è che dovrebbero essere due cose distinte. Il problema interno al PDL è una questione. Il lavoro, noi stiamo in un governo che, lo voglio ricordare a tutti, il problema del lavoro non è mica solo in Italia. Non è che è un problema italiano. Non so se la dottoressa Kusterman legge i giornali ogni giorno. Scusi, decorato, onorevole. Ma credo. Certo che leggo i giornali, però mi scusi, la disoccupazione giovanile e femminile di cui io ho parlato è ben più alta della media europea. In provincia di Varese, dove ha governato la Lega per anni, la disoccupazione giovanile era già l'anno scorso al 33%. Ci tengo a precisare. L'aggravamento della disoccupazione a Milano è colpa di Pisapia? No, secondo questa logica. La disoccupazione giovanile a Varese è del 33%. Torno da Decorato. Decorato? Posso? Come no? Allora, io non credo che la situazione italiana sia messa peggio di quella della Grecia o della Spagna. In Grecia c'era un certo Papandreou che ha governato la Grecia, ha portato la Grecia alla situazione attuale. Papandreou non appartiene né alla Lega né al PDL. Era espressione del centro-sinistra inglese. No, se mi lascia. Sì, no, prego, come no? Dica lei. No, ma io sto ascoltando. La Grecia è un paese da 15 milioni di abitanti fondato sull'agricoltura e sulla pastorizia. Non è esattamente facile fare un parallelo. Però la seguiamo. No, io se no risponda lei, ci faccia la domanda. Se mi dà la possibilità di rispondere, io sono qua. Allora, l'altra è la Spagna, che non è proprio il paese della pastorizia, no? Ed era governata, è stata portata sull'orlo del disastro da Felipe González, che certamente non è nemmeno lui, né della Lega né del PDL. Per non parlare del Portogallo, per non parlare della Francia, dove Hollande sta portando con un'enorme e forte tassazione sui medio ceto, sta portando cifre alte di disoccupazione, per cui il problema non è un problema che si rapporta al governo Berlusconi, perché quando governava Berlusconi in Francia, in Spagna, in Grecia, governavano governi di centrosinistra. E il problema della disoccupazione giovanile e comunque il problema del lavoro era in termini ancora più drammatici di quando non lo fosse in Italia. Chiaro? Quindi questo è il concetto. Non c'è un problema italiano, c'è un problema che è su vasta scala. Che è su almeno perfetto, su scala europea. Ma al comune mezzo gaudio. Fatta no, la premessa. No, ma al comune è un problema europeo, non è un problema italiano. Siccome ascolti, qui si vuole mettere in carico. La crescita in Germania è molto più alta che in Italia. A me non piace interrompere, decorato. Soprattutto a una signora. La crescita in Italia è più bassa che in Germania, che in Francia e in Inghilterra. Paragoniamoci al nord Europa. No, però, ecco, non al scusate, sud. Lo chiedo a tutti. Fatta la premessa, ognuno la propria, uno accusa l'altro dice no, va bene, visioni.
A noi interessa capire cosa succede domani, cioè quello che c'è stato ieri è andato. Se uno aveva il lavoro e l'ha perso, non vuole tornare indietro, vorrebbe trovarne un altro possibilmente. Le ricette mancano in questo momento, la sensazione è quella, cioè le notizie vanno di lì, i partiti, e qui sta il collegamento, i partiti, eventualmente alcuni candidati, vanno da un'altra parte. Questa è la sensazione. Allora, l'attuale governo che è nato in un momento in cui si diceva e da parte delle cancellerie europee, da parte dei giornali della grande stampa dell'estero, che la responsabilità era di Berlusconi, oggi è dimostrato che facendo una politica recessiva da parte del governo Monti si è determinato un aumento di disoccupazione ulteriore giovanile. Per questo noi siamo contrari a una riedizione di un governo che veda un nuovo incarico a Monti per fare una politica che noi riteniamo che in questo anno e mezzo non abbia dato i risultati. A novembre di un anno fa tutti giuravano su grandi risultati da parte del governo Monti. La realtà è che il governo Monti ha, sì, forse certamente ci ha salvato da una situazione che poteva essere ben più grave di quella attuale, ma chi sta pagando i costi più alti sono proprio coloro che hanno perso il problema. Lei vede un cambio, la ricetta sta nel cambiamento. La ricetta sta che chi vince governa. Non si può pensare che ci sia una riedizione di un governo che non è legittimato dal voto popolare. Altri governi che non siano legittimati dal voto popolare non hanno più nessuna possibilità. Torno di qua. Perché sennò qui facciamo fare i governi ai bocconiani, pensando che i bocconiani risolvono i problemi dell'Italia. Poi scopriamo che i bocconiani non sono nemmeno capaci però vero, però questo paese ha bisogno, al di là di chi governa. Sugli esodati hanno sbagliato anche i numeri, cioè vero. Siamo sono di fronte degli errori. A un governo di bocconiani che non sanno fare nemmeno i conti. Al di là, capisci? Di chi governa, indossi esso una casacca oppure l'altra. Riforme finanziarie, abbiamo visto qualche giorno fa, parlavamo, no, della possibilità di scaricare gli scontrini, è durata il tempo di fare il titolo e poi dopo l'hanno già buttata via, cioè cambiamenti in quel senso che poi perdono il colore di chi l'ha fatto ma esistono, non avvengono, è questa l'immobilità di questa nazione e regione volendo. Allora posso rispondere su due punti, il primo è: questo è un governo tecnico che ci ha salvato dalla bancarotta, quindi ricordiamoci questo. Purtroppo Monti e molte delle persone che sono al governo in questo momento avevano una situazione talmente difficile da affrontare che non sono riusciti a lanciare veramente un programma per lo sviluppo. Qua possiamo dire che il ministero che ha gestito Corrado Passera non ha potuto dare innovazione, lavorare sulle riforme vere di sistema, che sono le uniche che potrebbero riuscire a rilanciare il lavoro in Italia. L'economia ristagna in Italia da ben prima che arrivasse Monti. Allora, questo è il primo punto. Il secondo punto invece riguarda la sua domanda. Io credo... Saluto Carlo Borghetti, vieni. Carlo Borghetti, PD, Regione Lombardia. Buongiorno. Grazie di essere qui. Buongiorno. Allora, altro è invece quello che potremmo fare d'ora in poi. Se vogliamo rilanciare l'economia italiana, e purtroppo sappiamo benissimo che è la Lombardia la prima a dover essere rilanciata, perché noi eravamo la regione più ricca d'Italia, quella economicamente più forte. Se non rilanciamo l'economia lombarda non riparte nemmeno l'economia nazionale. Cosa possiamo fare? Abbiamo infrastrutture da creare, non vengono a investire in Italia gli stranieri perché le nostre infrastrutture fanno schifo, diciamocelo onestamente. E non vengono neanche perché ci sono le tangenti, perché ci sono le tangenti e perché c'è la corruzione. Però perché anche il secondo motivo perché non vengono a investire è perché una causa civile in Italia dura molto di più che in qualunque altro paese europeo. Non vengono a investire perché non hanno la certezza del diritto. Queste mi sembrano le cose che noi dobbiamo fare da subito. Già che è stata citata Varese, cosa può fare il cittadino arrabbiato? Può cercare di capire, può informarsi, può parlare, può candidarsi a sua volta, ma quando non ce la fa più, a Varese?
Lega Nord, Varese, cioè un posto noto, non è che stiamo parlando di una microregione italiana. Questa teoria però... Beh, cioè, Lega Nord, Varese ha una assolutamente, bella... assolutamente fanno così, sì, però si mettono si in mutande, amministrazioni eccoli locali, qua, guardate questi signori, io me li immagino alla mattina, questi qui, uno avrà studiato, uno avrà fatto il mutuo, uno avrà famiglia, si sono messi in mutande per protestare contro i politici e non è questa una... adesso arriva la foto, non è una manifestazione, come dire, di gruppo con 5.000 persone, uno si nasconde via. Nella propria attività si sono messi così, va bene? Questa è la situazione, siamo a Varese, ribadisco, Varese, chissà questo signore cosa ha studiato nella vita, chissà quali aspirazioni aveva, è in mutande e sta tagliando i capelli, perché quello è il suo mestiere, pubblicità tra poco. Abbiamo i dati sul lavoro che non ci piacciono, abbiamo i commercianti di Varese. Iezzi, lo so che non è che sono tutti leghisti quelli di Varese, però diciamo che viene più in mente la Lega Nord che non l'Italia dei Valori. Mettiamola così. Mi fai vedere l'ultima foto Prego. Di queste? Adesso fai? Vediamo, la 9 di 9, no, questa è Repubblica. Ho visto una che avevano un cartello davanti. Questo signore, che poveraccio, anche lui. Vabbè, c'era una foto questa foto di... la bandiera italiana. Vabbè, vabbè, la spiego che facciamo prima. Sì. C'era la foto di alcuni di questi qui che protestavano con un cartello. Eccola qua. Non voglio più vergognarmi di essere italiano, politici ladri a casa. Non è che si vergognano di essere varesini, si vergognano di essere italiani, perché il problema, adesso capisco, scaricarlo sulle amministrazioni locali ai quali Monti sta tagliando tutte di più e non hanno più una lira. Anche Milano, non hanno più una lira per fare nulla. Il problema è di misure che si prendono a Roma. Allora, noi in un anno abbiamo avuto solo aumenti di tasse, problemi aggiuntivi tipo gli esodati, nessuna misura per la crescita, tutte misure recessive che hanno contribuito a peggiorare la situazione, in questo caso dei commercianti, ma in generale delle attività produttive a Milano, in Lombardia, nel resto del paese. Il problema è questo, che quando si fa una manovra cercando solo ed esclusivamente di raggranellare i soldi da mettere in cassa e non si pensa al domani, non si pensa a far crescere il paese, a far crescere l'economia, a dare la possibilità ai cittadini di spendere, ma lo sappiamo che adesso arriverà fra qualche giorno arriverà la tredicesima, a chi ha la fortuna di averne, cioè neanche una lira di questa tredicesima finirà in nuovi consumi, perché la gente usa la tredicesima per pagare le bollette arretrate. Ma una che riforma non è riuscita finanziaria a pagare, poteva essere fatta anche prima, non è che per forza deve sì, farla. Assolutamente sì. Quello che sto dicendo è che questo governo che doveva salvare l'esistente non ha fatto nulla, ha peggiorato le cose rispetto a come erano prima. Lei Borghetti, senza questo governo, aveva mai visto certo. Come dire, certo. Proteste di questa sorta, nel senso che sono anomale, perché qui ci si mette in prima persona. La differenza comunicativa, se vogliamo trovarne una, è che non è un gruppo di persone, è uno nel suo negozio che ha un indirizzo, un civico e una faccia. Beh, oggi la capacità di fare comunicazione si è estesa anche a categorie che magari non avrebbero fino a poco tempo fa pensato di farla in questo modo, quindi non mi sorprendo della tipologia della protesta. Ovviamente quello che ci interessa è la sostanza della protesta, il problema che viene evidenziato. E io non voglio sembrare polemico e fare sempre battute quasi da campagna elettorale, però per onore del vero non possiamo pensare che questa situazione sia il frutto del governo Monti, perché questa situazione che nasce in una situazione globale, mondiale di difficoltà, in realtà il paese Italia ha incominciato ad affrontarla solo ora col governo Monti, e se siamo a questi livelli è perché prima non ci si era preoccupati di premunirsi, di mettere in campo delle azioni perlomeno di tamponamento che forse oggi non ci avrebbero restituito un'Italia sorridente, solare, ma certamente un po' meno preoccupata. Quindi Monti è arrivato quando ormai stavamo cascando in quel famoso baratro, ci ha tenuto fuori, le politiche, le scelte, le decisioni che il governo Monti con il Parlamento ha approvato devono ancora esplicare la loro efficacia. Abbiamo visto che ci sono classifiche, ci sono statistiche che dicono che il 15% dei provvedimenti approvati dal governo Monti in poi adesso è realmente attuato. Per carità, noi siamo per superare una serie di questioni che il governo Monti anche in questi ultimi mesi ha deliberato, ha approvato, perché si è un po' allontanato anche dalla sua mission. Se la mission era quella di sistemare i conti, fare sviluppo e fare equità, noi diciamo soprattutto sul fare equità e sul fare sviluppo probabilmente un po' di cose vanno riviste. Però adesso scaricare
sul governo Monti e poi dare a tutti patenti di ignoranza o di incapacità, dopo che per lunghi anni abbiamo avuto dei governi che negavano che arrivasse una crisi, che ci fosse una crisi, mi sembra troppo facile. Noi siamo in campagna elettorale praticamente sempre, si chiami una volta primarie, una volta Lombardia, una volta... sempre campagna elettorale. Quello ci manca, la chiacchiera su quali sono le ricette buone, quali le cose le da cui non si prescinde. Le ricette sono quelle che ci stanno raccontando in questi giorni anche i contendenti delle primarie. Pronto? Guardate, con molta unanimità su molti temi. Ma pronto? Chi parla? Buongiorno. Pronto? Sì? Buongiorno, sono Nora da Milano. Buongiorno dottor Stefano e buongiorno ai suoi ospiti. Prego. Allora, io ho letto un libretto di un giornalista italiano che vive in America. Sì? In cui si dice che quello che maggiormente in Italia va male, al di là del fatto che nessuno viene a investire per quello che dicevate voi prima, ossia sì, corruzione, magistratura lenta, che non c'è la possibilità di poter, se uno vuole che una fattura sia pagata deve aspettare degli anni prima che venga pagata. Sì, e sì, questa è una delle ragioni per cui la gente, perlomeno gli americani, non vengono a investire in Italia. Sì. Però il problema è più grande, che in America si sa, come si sa in Europa, quello che sono gli stipendi del Presidente della Repubblica. Sono 550 milioni lire in un anno, quello che è lo stipendio di un presidente di regione. Quando abbiamo di contrapposto una Germania, non parliamo solo di pensionati, guardiamo le università come sono impostate in Germania. C'è veramente una differenza enorme. Perché i nostri ragazzi vanno e si lamentano, sì, e non hanno possibilità di esprimersi, e non abbiamo una politica esistente, c'è tutto in stallo, fanno delle primarie nella speranza che qualcosa cambi, ma qua non sta cambiando niente, c'è solo gente che non ha la possibilità di mangiare. Allora ospitalità e buongiorno dottor Stefano. Grazie a lei, buona giornata, prego, poi decorato. Allora prego. Voglio dirle una cosa, signora. La corruzione, la lotta alla corruzione è il prerequisito. La moralità e la trasparenza nell'azione pubblica devono tornare ad essere fondamentali. Però c'è un altro problema. Per rilanciare l'occupazione, specialmente l'occupazione giovanile, bisogna che noi impariamo a pensare che l'Italia è un pezzetto dell'Europa, è un pezzetto del mondo. I nostri giovani devono andare all'estero, possibilmente per tornare poi in Italia. Allora, io in questo momento ho due figli miei e un figlio del mio compagno. Su tre figli che possiedo, due lavorano all'estero. Ragazzi, è dura, lo so benissimo, pensare che i propri figli siano fuori dall'Italia, uno in Belgio e l'altro negli Stati Uniti. Però che fanno? Che fanno in Belgio e negli Stati Uniti? Allora, mio figlio lavora al Parlamento Europeo, ha vinto un concorso dopo 6 anni di precariato, un concorso difficilissimo che ha fatto 4 tappe, alla fine erano rimasti in 30 su 1.500 iniziali e lui è arrivato tra i primi 6. Beh. È bravo, parla 4 lingue, è laureato in giurisprudenza in Italia, ha un master Probabilmente l'avrebbe trovato anche qua il lavoro. Non l'ha trovato. È andato in Belgio ed è felice di stare là, e lì metterà famiglia e lì farà i suoi figli. In Italia non ha lavoro. L'altro figlio è un artista. In Italia posto per lavorare per i giovani artisti non ce n'è. Dove è andato? E New York invece ha un mercato, riesce a vendere le sue opere, riesce a crescere professionalmente. Le dico, signora, dobbiamo rinunciare ad essere mamme italiane, mandiamo lontano i nostri figli. Lei ha visto che ieri la Fornero ha detto che gli italiani sono un po' viziatelli? No, non sono viziati. Io ho letto e ho detto, no, non ragazzi, può aver detto anche questo. L'ha viziati. Detto sul serio. Pronto, chi c'è in linea? Pronto. Allora, parla. Non sono né viziati né bamboccioli. Parla, tocca a lei. Come? Tocca a lei, dica. Ma come posso parlare? Già, dice, stanno parlando tutti. Abbassi la televisione, ci senta per telefono e forza. Abbassi il volume della televisione, non la sposti dal mobile. Io sono Sergio di Milano. Sergio, volevo far presente che per risolvere questa crisi, se vogliamo con l'anno prossimo emergere, io ho fatto una proposta al partito di sinistra in una sezione dicendo: iniziamo, per dare il posto ai giovani, a lasciare a casa
uno dei due, marito e moglie, negli uffici di enti statali come Poste, Enel, uffici comunali, provinciali, eccetera. Ma almeno Sergio, uno dei due. Scusi, no, ma scusi, Sergio. Sergio, dopo questa idea illuminante, come le hanno risposto nella sezione del partito? No, io ho fatto e mi hanno risposto che facendo così perderemo tanti voti. Però ah, perderemo i voti. Sergio, ma che sta dicendo? Sergio, ma che dice? Lei dice per fare occupazione lasciamo a casa le persone. È troppo facile, come dice. Ho capito. I giovani come si impiegano? Perché ci sono famiglie che lavorano in due o tre e famiglie completamente senza lavoro. Cioè non fa una grinza. Si candidi, Sergio, che butta bene. Pronto, chi c'è in linea? È la decrescita felice. Comunque c'è un aspetto Pronto? Di questo discorso che non è banale. Non c'è nessuno in linea. Le ricette sono svariate. Volevo far intervenire Decorato, prego. No, non su Sergio, no, su quanto dicevamo. Sono ricette, per carità. Sono ricette, ognuno ha le sue. C'ha le sue, per cui rispetto anche la ricetta, che può anche essere, mi sembra un po' problematica la cosa, onestamente, nell'attuazione, nella pratica, perché sono d'accordo. Non è che dobbiamo fare le liste di chi ha doppio lavoro, poi eliminare quelli. Marito e moglie. Credo che ci sia qualche passaggio. Marito, proprio... moglie e due figli devono lavorare uno su quattro. Lei ha mai visto proteste di questo genere, Decorato? Al di là della singolarità quale, della cosa, queste di quale persone, genere? Queste persone ma... che sono messe in mutande per ma dire sì, che i politici. Cioè, sono state. Cioè, i mutanti ormai credo che si sono messi, i vigili del fuoco, la polizia. Albertini, ecco. Stavo dicendo sindaci. Esatto, Albertini e cominciò, ma poi credo che sia stato... Precursore. Non sì, è neanche ma... così originale, via. Non è originale la cosa, no, diciamo okay. Che è una cosa abbastanza scontata. Però, vabbè, al di là, senza bollarla al di là di banalità, dei motivi, sarà del... No? Al di là dei motivi, dico, il modo è abbastanza insomma, noto, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole, non è che a Varese abbiano scoperto un nuovo modo di protestare, cosa normale. Cioè, voglio dire, certamente i motivi sono giustificati perché c'è una pressione fiscale che non è di poco conto, quindi è ovvio che ci siano questo. Poi il fatto che i politici ladri vadano a casa, credo che questo, mi sembra che siamo d'accordo tutti, io non credo che ci sia qualcuno che possa dire no, i politici ladri teniamoli dove sono. Per cui mi sembra un po' banale la quella. Credo cosa. Però che la gente abbia sempre più assottigliato il trattino, tutti. Esatto, cioè tra politici e ladri c'è un trattino, ma è sempre più sottile perché politici, virgola, si ladri, fa corrispondere casa. La figura no, del ma io onestamente non avevo manco visto il trattino, pensavo. Ah, ecco. No, ma chiaro, il tema discorso era che, complessivo. Che va politici per la ladri a casa, su questo siamo d'accordo. Anche se poi c'è il trattino, politici ladri a casa. Beh, che i ladri è fondamentale il trattino. No, è come voi che avete tolto il trattino tra centro e sinistra, che avete fatto gran cancan sul trattino. Ah, qualcuno trattino. Piace il trattino, qualcuno piace per intero. Il Partito io lo Democratico. Metto lei lo partito... mette, Ambrosoli ha detto di levarlo. Il Partito Democratico, il Partito Democratico è centro-sinistra senza trattino. Il Partito Democratico. Quindi ma abbiamo fatto apposta il PD. Centro-sinistra. La coalizione, una volta prego, definita. Io mi ricordo le discussioni sui trattini, sì. Prego, non facciamo. No, però è chiaro che dietro all'idea del trattino. Ci sta un concetto, non siamo così sciocchi, è diverso dire che si sta sì, tutti in un'unica trovare, forza politica, è diverso dire che c'è un'alleanza tra due diversi che si mettono insieme. Però io siccome prima ho parlato male del governo, il centro qual è? Dove? Però volevo anche dire una cosa nel merito, perché ho parlato male del governo Berlusconi-Bossi che non ha voluto affrontare la crisi, sì. Ma ho la parte anche contro, non soltanto la parte di polemica o di critica rispetto al governo che c'era prima di Monti. E voglio dire che anche tra i contendenti alle primarie, che siano quelle per le regionali o che siano quelle per le centrosinistra, per le politiche nazionali, ci sono comunque comunanza di intenti e di proposte del centrosinistra con o senza trattino, che sono proposte, noi crediamo, importanti, positive, della buona politica per
tentare di risolvere il problema del lavoro in Italia. Dico due o tre cose molto semplici. Uno è quello di agire sulla leva fiscale, e sono cose che il centrosinistra al governo ha fatto, il famoso cuneo fiscale, forse ve lo ricorderete, è tornato in auge perché è uno strumento importante. Sì. Secondo, la lotta alla precarietà, che in realtà la Fornero ha poco affrontato. Ricordiamo che 48, 50 erano le forme di contratto precario prima della riforma Fornero, tali e quali rimangono oggi dopo la riforma Fornero. Quindi l'incentivazione della stabilizzazione dei contratti di lavoro per la lotta alla precarietà. E l'altra cosa di cui si parla poco, ma nel centro-sinistra c'è consapevolezza, politica energetica in questo paese. Cioè non c'è solo il costo del lavoro, c'è anche il costo dell'energia. Per questo che molte aziende delocalizzano, perché rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, qui l'energia, che è fondamentale per produrre, per l'industria manifatturiera, che è quella che crea posti di lavoro, quando ed c'è è quella mortificata. Adesso ce n'è una nell'est Italia, voglio dire, che quindi, rigassificatore, non lo facciamo. Le idee ci sono, altrimenti sembreremmo solo quelle che si lamentano di Berlusconi, ma abbiamo tutta una parte propositiva nella quale crediamo, e credo che anche molte delle proposte e delle concretizzazioni che Monti ha fatto in questi mesi daranno frutti nei prossimi mesi. Devo andare alla pubblicità, vede, questa è la frase che dicevo, no? La Fornero contro i precari, dice il titolo, viziatelli abituati a cercare vie dorate. Ma perché? Generalizza un po' troppo, insomma, è chiaro che ci sono. Poi dopo adesso ne parliamo, pubblicità tra poco. La Fornero è purtroppo. Devo andare alla pubblicità tra poco. Sti ragazzi che prima erano bamboccioni, poi sono diventati ciusi e adesso sono diventati viziatelli. Non corrispondono alla realtà delle nostre famiglie. Poi non si capisce perché bisogna ancora generalizzare, una volta la ognuno fa la sua strada. Rispondo al telefono, pronto? È una generalizzazione. Stefano, non fa bene a nessuno. Buongiorno, sono Carla. Carla, prego. Vorrei parlare prima con la dottoressa. Sì, con tutti, dai, così la sentiamo. Se mi lascia, guarda, tanto tempo che non telefono più perché non stavo bene. Che le è successo? Mi lascia parlare anche con i della Lega. La sentono, signora, dica, dica. Due secondi, guardi. Dica. Volevo chiedere alla dottoressa cosa succede nella sanità, perché adesso per esempio io sono in cura ad un ortopedico sempre per sbagli dei dottori, sono in cura e questo ortopedico ieri mi ha detto adesso quando viene non sa chi trova, con l'anno prossimo se io prenoto praticamente non so chi trovo, io voglio quello perché mi ha curato ma non posso sapere. Invece quel decorato e con quello della Lega, sì, le volevo dire, signor decorato, se tutti i politici che lei ha detto che sono ladri, che andassero a casa, praticamente il Senato e la Camera rimane vuota. Rimane vuota. E il signore della Lega, che ce l'ha col Pisapia, sì, siete stati su fino all'anno scorso. Cosa avete fatto con Milano? Schifo. Signora, adesso volete, vi siete ritirati, non avete più seggiolino a Roma, vi siete ritirati, volete ancora mettervi con la PDL, ma che cosa fate? Ma non siete capaci di guidare l'Italia. Eccolo là, grazie signora, ha parlato con tutti, quindi adesso riuscirà difficile la risposta. Rispondo allora a un'altra persona, pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Giovanni da Carate. Dica Giovanni, rapido, senta, vai. Vorrei dire a quel signore della Lega, a quel signore del PDL. A tutte e due, anche decorato, ecco, sì. Vorrei sapere, tanti anni che hanno comandato la Lombardia, siamo arrivati a questo punto qua, cosa continua a infinocchiare tutta la gente che stanno a ascoltare? È ora che se ne vanno a casa, perché loro stanno stufito a raccontare le balle alla gente. È quella che mi fa da fastidio. Continuo bla 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 e siamo sempre le stesse cose. Risposta, dai, vado prima da questa parte. Decorato, se vuol rispondere, poi Ezzi. Ma che ci siano politici ladri, ma che tutti i politici siano ladri, è tutto da dimostrare. Se poi vogliamo dire così, ormai per accezione comune, diciamolo pure, ma non credo che possiamo dire che tutti i politici siano ladri. È ormai un comune sentire per cui
mi è fatto piacere che la dottoressa Kusterman abbia fatto una bella risata, ma se diciamo queste cose bisogna stare attenti poi, perché si inizia così e poi si mettono in discussione dei principi che sono fondamentali, che sono quelli di uno Stato che deve fare, diceva Churchill, la democrazia è il peggiore sistema del mondo, ma non ne hanno inventato uno migliore. Per cui, lo dico all'ascoltatore, sarà così, magari i prossimi politici saranno più ladri o meno ladri, ma non sono tutti ladri. Questo non per difendere una categoria, ma per difendere il principio, perché noi siamo eletti dai cittadini. Cioè, voglio ricordare all'ascoltatore che ognuno di noi non è nel Consiglio Comunale, Regionale o in Parlamento per opera dello Spirito Santo, o nominato o eletto da ladri, è eletto dai cittadini. Ogni 5 anni, anzi ogni 2 anni in alcuni casi, noi passiamo attraverso le elezioni. E questo è bene che ogni tanto ce lo ricordiamo, perché se no non si capisce perché ci sono 630 deputati e 315 senatori, che sono tutti eletti come gli 80-90 consiglieri regionali, come i 48 consiglieri comunali. Questi sono i principi. No, no. Se poi vogliamo dire che tutti siamo ladri, beh, si è cominciato così in tante situazioni e poi si è finito. Sull'elezione non c'è dubbio, che sia necessario rinnovarsi e che questa classe politica sia stata fallace su nel questo farlo, non c'è dubbio. Sul fatto che il PDL o la Lega mi dia qualche sì, minuto. Sì, sì, no, prego, prego. Io ho detto prima che arrivava l'amico del PD, che il problema è che mentre governava Berlusconi in Italia e combinava i disastri, c'era Papandreou in Grecia che governava la Grecia, c'era Zapatero in Spagna. Non vedo come governi socialisti abbiano risolto i problemi di quei paesi che si trovano in condizioni peggiori delle nostre e in alcuni casi molto peggiori come come in Grecia. Per cui il problema non era Berlusconi in Italia. Non interessa l'Italia. C'era un problema europeo che vedeva anche paesi governati dal partito, dalla sinistra, dal centro-sinistra, nella stessa identica situazione italiana, e quindi non è un problema di Berlusconi e della Lega, è stato un problema di crisi economica mondiale, no, europea, vero, sono d'accordo. Che non ha nulla a che fare con i governi che governavano quei paesi, perché sennò dobbiamo dire che Papandreou ha portato allo sfascio la Grecia, Zapatero ha portato allo sfascio la Spagna. Io non lo dico, non è stato fatto, perdonatemi, vorrei aggiungere solo che voi lo dite, a guardare all'indietro dice bene, gli esempi sono questi, ma si può anche guardare avanti. E allora se vale l'equazione che la Grecia, stiamo sempre guardando indietro, no, ma dico, se vale l'equazione che la Grecia è come l'Italia, allora io guardo alla Svezia, alla Finlandia, alla Germania, alla Danimarca, voglio dire, e lì non c'è Europa siamo, crisi siamo, 2012 posso, siamo, però posso ribaltare il discorso e dire che il centrodestra al governo in Germania ha saputo fronteggiare meglio, molto meglio, di quanto non abbia fatto il centrodestra in Italia, che negava addirittura la crisi. Quindi che poi siano andati male in Grecia e Spagna, vale lo stesso discorso per Grecia e Spagna. È stata un'insufficienza gravissima quella del centrodestra in Italia. Onorevole Decorato, non è vero che in Italia è stato detto che eravamo in crisi. Berlusconi, che era il vostro presidente del Consiglio, ha continuato a dire che l'ottimismo doveva... Papandreou ha governato la Grecia e la Grecia si trova in una situazione da terzo mondo. Adesso altri 40 miliardi ha dovuto dare la BCE, nuovi soldi, e la Grecia c'era Papandreou. Ma no, ma ascolti, onorevole Decorato, io non ho detto che la Grecia sta messa meglio dell'Italia, assolutamente. Sto dicendo però che Berlusconi ha negato per anni che ci fosse una crisi economica in Invece, Italia. Invece Zapatero no, Papandreou no. Zapatero e Papandreou l'hanno ammessa la crisi economica. Infatti l'hanno risolto il problema. Però, scusate, non l'hanno risolto perché la crisi è mondiale, parte da lontano. Il problema della crisi in questo momento per l'Italia è aggravato dalle mancanze delle fonti di energia. Vorrei ricordare e questo che, lei lo sa benissimo. Scusate, vorrei ricordare che Berlusconi se n'è andato lui, tra l'altro, per cui ha ammesso una impotenza. Forse ci siamo dimenticati. Che in quei giorni non c'era una maggioranza in grado di prendere una decisione, che è lo stesso con l'Europa che faceva che delle osservazioni l'elettore importanti. Del quotidiano non è fesso. Se vale, ribadisco, se vale l'equazione che la Grecia è andata, si è ammalorata l'economia greca
per le ragioni che sappiamo, vale anche quella per cui altri stati, altre nazioni stanno bene o benissimo, o quantomeno mantengono la situazione e non sono, non hanno di sicuro le aperture dei, dei giornali o dei telegiornali di oggi con questa notizia che vi faccio vedere, che è quella appunto dei dati della disoccupazione in continua crescita in questo paese, non in un altro, in questo, questo qua. Ok, volevo coinvolgere Jezzi, che è stato nominato anche nelle telefonate. Prego. Sì, io volevo, devo dare due risposte, però posso fare una battuta su Monti? Il problema è chiaro che Monti non è responsabile della crisi, però erano state dette delle cose precise nel momento in cui è arrivato, è stato messo Monti, cioè Berlusconi non è capace di governare, arriva Monti che è bravo e risolve tutti i problemi. I dati dimostrano semplicemente che li ha aggravati, quindi non è colpa sua, non è colpa di chi c'era prima, c'è una situazione che va in un certo modo, bisogna fare delle riforme radicali che prima, se parlo del federalismo, prima si era cercato di fare. Monti l'ha detto espressamente, le ha messe in camera di compressione, le ha tenute lì ferme. E quello è il problema, sono le aspettative che aveva creato Monti che non ha rispettato. Io devo due risposte velocissime. Sì. Voi che avete lasciato la Lombardia in questa situazione, quale situazione? Cioè la Lombardia ha tantissimi problemi, ma vogliamo paragonare la Lombardia alla Puglia? Vogliamo paragonare la Lombardia alla Calabria? Però si vince facile così, perché anche prima stava messa meglio. Tu non la puoi paragonare alla Baviera, a me piacerebbe paragonarla alla Baviera, certo, ma il sistema purtroppo alla Ronaldo, alla Baviera. È il sistema, fammi finire, è il sistema Italia che ruba alla Lombardia ogni anno 65 miliardi di euro dei 100 che noi paghiamo di tasse. Noi paghiamo 100 miliardi di tasse, 65 se le tiene Roma, 35 le lascia qui in Lombardia. Ma la Lega questo Nord stava sia a Roma che in Lombardia. E infatti abbiamo cercato di fare il federalismo e Monti l'ha bloccato per sua stessa ammissione. L'ha detto, io il federalismo l'ho messo in camera di compressione, l'ho messo lì, l'ho bloccato. Era quella la grande riforma da fare, sbloccare le capacità dei territori in modo tale che chi governa bene, e la Lombardia c'era un governo che comunque governava bene nonostante un sacco di problemi, perché poi bisognerebbe chissà che perché è cascato è cascato perché hanno arrestato un assessore per mafia. Uno. Ne hanno arrestati tra consiglieri e quindi questo è governare bene per mafia. E la Lega ha detto che non andava bene, ha detto che non andava bene appunto, perché noi quindi non stava governando bene. PD, in Campania, quando vediamo l'andrangheta, la mafia, la camorra, rispondo al tele, via. Poi parliamo delle accuse ai vertici Aller, a differenza di quanto fatto il PD in Campania, sui giornali di oggi. Pronto, chi c'è in linea? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Senta, una risposta al signor De Nicola, qua in sbandiera. Chi? De Nicola. Non c'è De Nicola, Decorato. Decorato, scusi. Il qua in sbandiera, che è una colpa dei cittadini, perché abbiamo votato. Non ho detto questo. No? Non ho detto questo, sta dicendo una cosa non vera. Va bene, allora dico una cosa. Non ho detto questo, quindi. Allora va bene, noi abbiamo votato voi politici, no? Ma è lo stesso discorso che potrebbe fare Ceausescu, no? Che è così, che era votato dal 98% dei cittadini. Se non c'è alternativa, uno chi vota? Perché in Italia da 50 anni non c'è alternativa. No. E infatti si vede. Vabbè, questa è l'idea. Ascolti, voti me alle primarie, io faccio il medico, non faccio il politico, non sono un politico di professione. Si candida per fare il politico, mi candido per fare per 5 anni un rinnovamento della politica. Pubblicità. Eravamo alla sanità in Lombardia, però arrivo, la domanda era sulla lì, sanità in Lombardia. Pubblicità tra poco, di nuovo in diretta. Facciamo parlare i cittadini che giustamente vogliono dire la loro. Pronto, chi c'è in linea? Sono Antonio da Milano. Antonio, forza. Io vorrei dire al signor Decorato. Sì. No. Abbassi la TV perché sennò ci fa eco, Antonio. Ci senta per telefono, che è un mezzo analogico ma funziona bene lo stesso. Dai. L'ho già spenta. Bravo. Vorrei dire al Bravo. Signor Decorato, no, che lui è da 30 anni che è in politica. Fa il deputato nazionale, regionale, europeo. Sono i cittadini tantissimi che le hanno dato da mangiare. Io ho un figlio di 40 anni, disoccupato, che non trova lavoro a Milano. No, il signor Decorato non si vergogna, no? Sia lui e tutti i politici italiani che non hanno una dignità nel dire dobbiamo fare due mandate e ce ne andiamo a lavorare, perché loro non sanno che significa lavoro. Il signor Decorato, io ho abitato a Porta Venezia,
in via Le Mons e in via Padova, non l'ho mai visto una sera, una volta, che lui quando esce, esce con la scorta, con la macchina, perché se mette giù un berretto di quelle dei cimiteri e va in giro, si cambia gli occhiali, si mette una barba lunga e va a sentire i cittadini della zona, cioè lui sta lì bello come tutti gli altri. Vabbè, abbiamo capito il suo punto, dai, decorato, risponde al cittadino che dice me, questo. Io sono eletto da circa dal 1980, eletto, non so di che cosa debba rendere conto io. Io non sono mai stato deputato europeo, per cui nemmeno consigliere regionale. Sono stato eletto consigliere comunale, dal consigliere provinciale comunale dall'80, ma eletto. Poi, se i milanesi non bastava, non votarmi. No, lo dico perché qua sennò sembra... non ho capito. Se sono sottoscorta, vuol dire non che... va personalizzato il discorso. No, è chiaro che i cittadini, anche Zambetti era eletto con i voti, capisci? No, per cui è chiaro che il cittadino. Ho capito, ma io ho detto che chiede una risposta i politici sul tema, ladri voti... vanno in galera. Poi c'è chi amministra. Io ho amministrato per 14 anni il Comune di Milano, nessuno ha potuto dire una parola. Quindi non, perché devo essere classificato? Io ho amministrato per 14 anni. Sono stato all'opposizione e ho governato questa città. Nessuno mi ha, potuto dire una sola parola. Stava dicendo della scorta così... La scorta è perché sono evidentemente sotto minaccia. E non devo dire, perché non sono autorizzato a dirlo, le minacce che arrivano nei miei confronti, e la scorta la dà il prefetto, il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, composto dal questore, dal prefetto e dal comandante dell'Arma dei Carabinieri. Quindi... Non devo il giustificare che posso, se per uscire dalla personalizzazione, giustamente, se no, no, se no perché sembra che decorato il, fa il bene punto ad appellarsi del al fatto no, che senso di rottamazione. Scusate, chi è da più di un po' di tempo. No, scusate, è pericoloso che si dica che in Italia non, per 50 anni c'è stato il partito unico. Questo è pericoloso perché non è così, perché in Italia per da 50 anni c'era De Gasperi e Togliatti, c'era Andreotti, Craxi, poi le loro varie vicende allora diciamo sono che finite. Ci sono alcuni che sono più abili nel passare da una buriana all'altra sempre incolumi, se in piedi, cosa, freschi e pettinati. Se posso mettiamola dire una cosa così, rispetto prego. Al tema voto o non voto, sono stato votato. Decorato fa bene ad appellarsi al fatto che lui è stato scelto dai cittadini, dagli elettori. Come però, tutti gli altri. Come anche è il mio caso come per caso, la Regione tutti Lombardia, siamo, come per i quelli eletti comunali. Siamo passati a non vale per i parlamentari, visto la legge che abbiamo, e speriamo che la cambino. Anche no, ma io che sono parlamentare però da un po' posso di tempo, dirti che il problema non è che sono dei cittadini è vedere un po' che di anni, capisci? Che c'è anche chi anni. È eletto quando che... c'erano le preferenze. Il problema è che i cittadini ci denunciano è che anche chi è eletto con le preferenze, come è successo nei vostri casi, nel mio caso, in alcuni casi non ha assolto il compito che i cittadini gli hanno assegnato. E quindi, vanno a casa. O è stato disonesto, o è stato assenteista, o non ha, è stato e passivo. Basta non votare. Allora, il tema è parlare di buona politica, fare buona politica. E la buona politica parte dalla coerenza tra quello che si dice e quello che si fa. Non io c'è credo dubbio. Che basta... per tutti, se... di là e di qua, oggi, è essere quello che dobbiamo fare è essere coerenti. Se uno amministra male, dallo stile, non bisogna dallo stile, votare. Dal modo se uno ruba, politica. Lo si manda in galera. Non voglio personalizzare sono... rispetto sono banalità queste. Rispondo però non possiamo telefono, ai cittadini pronto. Rispondere solo usciamo col fatto dalla che siamo personalizzazione, se no non ne finiamo più. Pronto? Non basta pronto? Dire il voto. Buongiorno. Oggi, la preferenza. Allora, ascolti. Mi sente? Dica, la sento. Come allora, si chiama? Sono Giovanna e chiamo da Milano. Bene. Volevo semplicemente dire alle due persone che sono rappresentano il centro dell'est italiano sì? Che sono rimasti al potere per tantissimo tempo con sì, dei risultati... state dicendo tutti la stessa cosa no, però. Mi scusi, non mi so scusi se... vorrei finire di parlare perché... No, ma lo dica, ma sottolineavo che anche lei la pensa no, come gli altri. No, vorrei dire un'altra cosa, che oltre ad essere rimasti al potere per tanto tempo e averci fatto vedere la famiglia del Mulino Bianco, cosa che non era vera, semplicemente che è vero che sono stati al potere e li abbiamo votato, e Decorato dice che l'abbiamo votato, sicuramente, d'accordo, dovevano dimostrare qualcosa. Io penso che Milano sia solo peggiorata nel tempo e nient'altro, è diventata più sporca, una città invivibile, dove adesso siamo ancora al tempo del Far West, con sparatorie per strada. In questo momento lui mi dirà c'è Pisapia ed è il sinistra, però è arrivato su non da tanto. E allora loro che cosa hanno da dirci? Che cosa vogliono trasmettere ai cittadini italiani in generale? Scusatemi, dovevate andare al potere e cominciare a dimezzarvi tutte le persone che ci sono al Parlamento e al Senato, perché la gente è stufa di pagare le vostre
situazioni e il invece, fatto che non vi cambiate, non mi fatto, dispiace, no, no, e anche il signore della Lega, fatto, mi scusi, fatto, sì, devo ancora sapere dove fate finire tutti i famosi diamanti, eccetera. E mentre per il PDL la Polverini è ancora su e la Minetti è ancora dentro, ci dovremmo vergognare, mi scusatemi. Iezzi diceva? No, alcune piccolissime precisazioni. Allora, sembra che negli ultimi decenni abbia governato solo il centrodestra. Io ricordo sempre un po' così. Quando la non è così. Nell'ultimo decennio, posso, non negli ultimi. Negli ultimi 10 anni ha governato per 8 anni il centrodestra. Negli ultimi 15 ha governato per 7 anni il centrosinistra. Quindi non è che, voglio dire, c'è stato il dominio, il partito unico. Ha governato sempre così. PDL Lega. Così, voi avete governato negli ultimi 15 anni 8 anni. Siamo quindi cascate. Avete però, governato una fetta importante. Non ritiene un po'. Quante volte l'avete ripetuta questa cosa? Posso chiedere? Di fronte, però un mi miliardo. Di fronte, di fronte a chi continua a dire che ha governato solo il PDL, non è così. Ho una domanda, però io ripeto, una domanda sui diamanti. No, adesso glielo faccio dire, ma credo sia un po' il latinorum della zecca Garbugli. Dà fastidio da sentire questa solfa, mi perdonerete, però voglio dire, i dati sono questi, questa roba qua, non ci piace questo, noi vogliamo parlare di queste cose. Ma non è che dà fastidio un dato solo, danno fastidio tutti e due, fastidio anche quando uno continua a ripetere che governa solo il centrodestra, non è così. Adesso possiamo parlare di cose concrete, che mi sembra che sia la cosa più importante, no? Allora, io ripeto, di fronte a un Monti che ci aveva proposto di cambiare il sistema del paese e una delle primissime cose è stato creare il problema degli esodati, creato tutto da questo governo, tutto da lui, perché l'ha creato, non c'entra nulla Berlusconi, l'ha creato quando hanno deciso di riformare le pensioni, ha creato il problema degli esodati, sono centinaia di migliaia di persone che oggi si ritrovano senza lavoro e senza pensione. A questo bisogna dare delle risposte, e questi i problemi che sono stati creati, che si sono aggiunti alla crisi, che portano ai risultati che vediamo oggi sulla disoccupazione. Scusa. È questo. Prego. Allora, volevo dire che mi trovo estremamente a disagio. Allora, non sono una politica di professione, ma ho rispetto per chi fa politica con onestà. Contro l'antipolitica non bisogna dire, secondo me, ai cittadini, noi siamo migliore degli altri, ma bisogna dire che cosa vogliamo fare. Ad esempio, tra i tanti provvedimenti dissennati che ha assunto il governo Monti, e sono d'accordo con Iezzi sulla questione degli esodati, di cui hanno sbagliato le cifre, e questo è il problema di fondo, invece ci sono dei provvedimenti giusti. Hanno tagliato gli stipendi degli amministratori della regione futura, del presidente della regione Lombardia, così come di altri presidenti, hanno tagliato gli stipendi dei consiglieri regionali. Adesso la politica dovrebbe fare uno sforzo in più, tagliare in modo significativo e da subito, già da queste elezioni che vengono, e non sarà così, il numero dei parlamentari, perché altrimenti la gente non voterà più. E questo fatto. È il grosso. No, non l'hanno tagliato in modo significativo su queste elezioni. Una riforma della Costituzione che poi è stata bocciata dai cittadini, che lo tagliava di qualche centinaio di elezioni. Posso dire una cosa? Mi fate finire un concetto, scusatemi. Allora, io credo che l'antipolitica si combatta non dicendo che noi siamo più onesti, ma facendo delle proposte concrete sul lavoro. Io delle proposte concrete sul lavoro giovanile ce le ho e ho tentato di dirle. I giovani rappresentano la capacità di innovazione, di globalizzazione e di fantasia. Diamo ai giovani la possibilità d'accedere con un credito avvantaggiato per loro, con una garanzia data dalla regione, alla creazione di start-up aziendali. Il posto fisso probabilmente non ce l'avranno i nostri giovani, ma possiamo fare in modo che l'imprenditorialità giovanile cresca. Vi faccio un esempio. Un giovane tra i miei sostenitori, che sta aiutandomi gratuitamente nella campagna elettorale, ha creato un ostello che è diventato nell'arco di un anno il miglior ostello del mondo. Dove? A Dove? Settembre ha vinto questo premio. Dove? Si chiama Ostello Bello, è a Milano in via Medici. Allora, pensiamo, appunto, è un ragazzo di 34 anni, nemmeno, laureato in giurisprudenza, che ha deciso di fare l'imprenditore. Decorato? No, io
la storia, la storia del taglio dei parlamentari, c'è una... Noi abbiamo votato nel 2004, se non sbaglio, due volte alla Camera e due volte al Senato la legge sulla devolution, all'interno del quale c'era il taglio di senatori e deputati, la metà. Quella legge, essendo legge costituzionale, doveva essere votata da due terzi per diventare cogente. I due terzi non ci furono, perché ovviamente il centrosinistra non approvava quella legge. Beh, c'era dentro un sacco di altre cose. Benissimo, questo problema. Ma io sto dicendo che noi l'abbiamo votata. Poi ci fu il referendum, si andò al referendum, il referendum non raggiunse il 50 più 1. E c'era dentro tante cose. Però, voglio dire, PDL e Lega, il taglio dei parlamentari l'hanno votata due volte alla Camera e due volte al Senato. Tanto per capirci, perché se no la storia la raccontate in maniera che non... Alle volte però quei provvedimenti, come dire, vengono... Viene poi ci fossero altre cose. Ci sono altre proposte di legge. Ho capito, ma l'abbiamo votata. Noi il taglio... Ha fatto dove c'è il taglio dei parlamentari. Ma io non sto discutendo il vostro voto. Io sto dicendo, ma non è a noi e voi. Che noi l'abbiamo votata due volte alla Camera e due volte al Senato. Quando si cita quel referendum non passò perché la gente comprese che era, come dire, la superficie era zuccherata, ma l'interno era un pochino zuccherato marcilento. No, l'abbiamo votato. No, però decorato. Ho zuccherato no, io adesso l'ho votata due volte. Io sto dicendo che prima delle elezioni si poteva andare a un taglio dei parlamentari subito. Certo. Facevamo una legge bipartisan di tre righe. Bisogna capire perché non è stata fatta. Il Senato viene dimezzato, la Camera viene dimezzata. Io l'ho votata. Siete in maggioranza, fatela. Beh, voi siete ancora lì. Noi siamo all'opposizione. Maggioranza, fatela. C'è Calderoli che fa... In edicola, signori, c'è il giornalino che, come sempre, racconta storie, fumetti... io so che piace a Borghetti, non faccio a tempo a finire la puntata che me lo zanza, come si dice, no? Da politico, sto scherzando. Giornalino in edicola, edizioni San Paolo. Vi segnalo un'altra iniziativa importante che fa il CESVI, e chiedo alla regia di farmi vedere questa pagina che è l'home page del CESVI. Domani, il 1° dicembre, parte la giornata mondiale contro l'AIDS, e questo è un conto. Ma il CESVI, che è laico indipendente per la solidarietà mondiale, lancia l'iniziativa Fermiamo l'AIDS sul nascere, il cui obiettivo rimane quello di rallentare l'avanzamento della malattia. Negli ultimi anni sono stati molti progressi, però insomma si sono abbassati i contagi, ma la lotta prosegue, abbiamo visto gli ultimi dati anche milanesi. Inviando un sms a questo numero 45508 fino al 21 di dicembre si possono donare 2 euro oppure da 5 a 10 euro telefonando allo stesso numero di rete fissa. E poi c'è anche l'appoggio di alcuni testimonial come Claudio Bisio, Alessio Boni, Cristina Paroli, Dell'Ella Costa, al Trio Medusa, sul sito cesvi.org, tutte quante le specifiche di questa iniziativa bella, tra l'altro domani appunto giornata mondiale contro l'AIDS. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno. Sono Raffaele da Milano. Raffaele, come va? Buongiorno, bene. Bene, dica. No, io volevo fare due riflessioni. Dica. La prima è questa, che purtroppo noi siamo in un terreno melmoso e facciamo fatica a stare con la testa fuori. Speriamo. Lei dice melmoso per non far metafore maleodoranti. Ho capito. No, melmoso non ho fatto. Perbacco. Dica. Poi volevo dire al signor Decorato, speriamo che dopo 20 anni e passa della sua presenza nel Consiglio, la comune, regione, compagnia varia, torni a fare l'avvocato, perché lui è un bravo e ottimo avvocato. No, non sono. Dedichi molto. Ma non è avvocato Decorato? Come non è avvocato? No, non sono avvocato. Non è avvocato? No, mi dispiace. Io ho sempre... Mi dispiace deluderlo. Allora... Da chi è andato? Da un omonimo? Da no, Non so da chi è andato. Grazie che abbia confuso. Comunque un'attività lui l'aveva prima. Mi pare che faceva, io ho sempre prima sentito Decorato, che era avvocato. Poi... A questo punto ce lo domandiamo tutti. Lavoravo in regione.
Ecco, vedi, non faceva l'avvocato, va bene. Comunque è chiaro il suo punto. Altra telefonata, il pronto. Il punto è che io non ho capito cosa abbia detto. Io non mi sono rivolto a Decorato, primo. No, ma aspetti, lei non stava parlando, stavamo sentendo l'altra persona. Come si chiama? Ah. Buongiorno e benvenuto. Ah, allora mi chiamo Davide e chiamo dalla provincia di Milano. Oh, e dice, io mi sento ma non vado d'accordo con me stesso. Era un altro, prego. Allora, per quanto riguarda gli esodati... Allora, gli esodati erano già fuori dal campo del lavoro perché avevano già messi d'accordo con la loro azienda, con chi per essi, di uscire. Ma i loro soldi li avevano già versati. Sì. Quelli, i nuovi disoccupati sono quelli che non hanno potuto entrare nel mercato del lavoro perché hanno bloccato i pensionati per 2 anni. Quello è un riciclo naturale dei posti di lavoro. Poi per quanto invece costa il costo di questo apparato politico, ma non anche politico, perché i politici ci sono sempre stati, hanno sempre fatto... ma il problema è proprio il costo di questa macchina elefantiaca che per muoversi ha bisogno di migliaia e migliaia, di centinaia di milioni di euro. Ho capito, è chiarissimo. Sono due cose da aggiungere. Uno che, giusto, lo Stato è obeso, si dice, troppo grasso, troppo voglioso di mangiare. Però... ma è anche talmente incapace in qualche caso, non è oliata la macchina al punto che non fa guadagnare. Quindi parliamo di energia, parliamo di lavoro, parliamo di quello che vogliamo. Prego. Certo, penso che il bilancio dello Stato può essere valutato come il bilancio di una famiglia. Ci sono le entrate e ci sono le uscite. In questo momento il problema più grosso dal punto di vista dei conti del paese Italia è il cosiddetto debito pubblico, che ci costringe a pagare con quello che noi abbiamo nelle entrate degli interessi che ci mangiano tutte le entrate. Allora, noi dobbiamo da una parte, come dice giustamente lo spettatore, dimagrire lo Stato, fare risparmi, fare più efficienza. Però l'altra faccia della medaglia è quella di fare ricrescere il PIL, di fare ripartire l'economia, di far ripartire il lavoro, quindi di aumentare anche le entrate. Quindi spesso noi ci dimentichiamo che la medaglia ha due facce. E io credo che se c'è un merito del governo Monti, al di là di tanti problemi che anche in questa puntata oggi abbiamo ricordato, gli esodati, su cui però si sta un po' recuperando, grazie anche ai partiti che stanno facendo delle proposte, non sempre i partiti... Vabbè, comunque, se c'è un merito, questa era una parentesi, poi parliamo degli esodati, se c'è un merito però è quello di avere fatto per la prima volta una massiccia revisione della spesa, la famosa spending review, no? Credo che questo a Monti vada riconosciuto da parte di tutti. Poi questi tagli andranno piano piano concretizzati, alcuni sono concreti, altri sono da venire. Però questo è una risposta, guarda, lo dico in maniera non di parte, non è stato fatto né dal centrodestra né dal centrosinistra negli anni che abbiamo alle spalle. Almeno questo a Monti dobbiamo riconoscerlo. L'ascoltatore aveva perfettamente ragione, perché c'è un problema di spending review che lo Stato deve fare su se stesso. Certo. Il guaio di Monti è che ha affidato questa spending review a Giuliano Amato, che è del PD, che è l'ultimo in questo paese che può fare la spending review. Perché Giuliano Amato, a parte che ha 31.000 euro di... era Bondi che doveva farlo. No, Bondi, no, la spending review, Bondi era... Bondi, anzi, Amato era sui partiti, doveva fare la spending review sui contributi parlamentari, sui contributi... Ma come può fare Giuliano Amato, che è un vecchio arnese della prima e anche in parte della seconda Repubblica, fare la spending review? Credo che Monti abbia cannato un po' la persona, che ha di vitalizi sì. Giuliano Amato ha 31.000 euro al mese. Dico, ma si può affidare la spending review a un personaggio di questa, di questa natura? Questa cosa, cioè, questo è un errore, diciamo, di persona, un errore non politico. Su questo anche a me non si può fare... far fare la spending review sui partiti a uno che è stato, uomo di spicco. Mi piace che siete d'accordo, ma lei sa come funziona. Io cittadino che non sono nelle stanze dei bottoni, mi devo immaginare Giuliano Amato con davanti i fascicoloni della spesa con lo sbianchetto che cancella. No, mi immaginerò un comitato, un po' di persone, perché se no, con i foglietti gialli che dice sì, no. Mi perdoni, la credibilità, queste sono operazioni che devono avere anche una credibilità.
credibilità. Su questo sono d'accordo con Decorato. Mi perdoni, Giuliano Nardi, ci sarà uno stuolo di tecnici. Era meglio far fare a Bondi, anche se Bondi, anche da questo punto di vista, voglio dire. Pronto, non è che su Parmalat abbia... Pronto. Però... Pronto. Chi è? Sono Dario da Varese. Benvenuto. Chi è Andrea? Sì. Sono Dario. Saluto la platea. Decorato, la saluto. Io la conosco dal 90, quando lei girava con Gianfranco Fini. Lei è un buon trasformista, però non è mai arrivato dove avrebbe voluto. E sono quelli come lei e come altri come lei, che non si sa mai da che parte stanno, però li si vede da 40 anni. Monti, Tremonti, la prima e la seconda Repubblica. Politica è politica, amministrare è amministrare. Volete il voto per fare politica e poi andate ad amministrare. Avete smembrato l'Italia, avete privatizzato e avete avuto in mano la possibilità di gestire. 50 anni per privatizzare avete voluto. Avete preso ciò che serviva da privatizzare e cosa è successo? Gli aeroporti non sono più nostri, gli asset li avete venduti, la ferrovia ha i suoi buchi, la sanità è in deficit, in credito, non si capisce più niente. Vabbè, adesso non facciamo un panettone di roba, se no non capiamo neanche noi. Le domando a Varese, lei ha visto questa protesta ieri che stava proprio a Varese, i suoi commercianti sì, che si sono messi in mutande... Sì, ma poca roba, è plateale, oramai sono piccoli eventi di fronte a ciò che avverrà. Cioè, a me e fa cosa avverrà? Ci illumini. Ma quello che avverrà, ma io ho visto in Sicilia, ho visto cose assurde in Sicilia, sono stato giù per il voto, ho votato, ho visto Fini, mi ha impressionato Fini Tremante, un uomo che io ho conosciuto 40-20 anni fa, che quando parlava sedeva le platee, mi faceva sbattere le mani, oggi Fini trema, cioè questo è il trasformismo, di ho chi capito, prima poteva parlare... La metto tra gli illusi, perché illusi nel senso disillusi volevo dire, cioè coloro che non credono più in quanto si possa fare di buono. Pronto? Sì, quello che volevo dire, il Parlamento, la legge, non si capisce niente, chi parla? Allora voglio dire, ieri in Parlamento, signore. Come si chiama? Come si chiama? Non riusciamo a comprendere. Come si chiama? In Parlamento, dalla munizione. Non capisco niente. Lo richiamiamo, pubblicità. Parlando di cosa pubblica, una questione che è stata sollevata qualche giorno fa da Mario Monti, che ha creato un po' di panico, è stata quella della sanità, cioè mettere in discussione che il sistema pubblico possa reggere così come strutturato. Kusterman, che peraltro riflettevo, lei è una primaria che si candida alle primarie. Si poteva farci uno slogan sopra. Poteva essere. Non l'ha fatto lo slogan. No, ho usato la primaria HP per OK. Questo è il mio slogan. Perché primaria per le primarie non era male. Primaria per le primarie. Lei ha scritto una lettera dicendo, guarda, che non è proprio così, cioè in Lombardia poi ci sarebbero dei distinguo da fare. Allora, iniziamo con dire che Monti ha profondamente sbagliato. Lui parla di sostenibilità del sistema sanitario e ieri ha addirittura proposto una patrimoniale dell'1% per... finanziare ulteriormente il sistema sanitario. Ma quando lui parla di finanziamenti integrativi, in realtà sta pensando alle assicurazioni. Allora, già i cittadini italiani e anche i lombardi pagano un 25% di sanità di tasca propria, non lo paga lo Stato, le cure gratuite coprono il 75%. E in più ci sono anche i ticket, e questo è un discorso a parte che io vorrei onestamente rivedere. Ma oltretutto questo rispetto alla media europea è mostruosamente alto, la media dei cittadini europei paga di tasca propria solo il 15%. Inoltre abbiamo visto come ha funzionato il sistema sanitario americano. Obama ha tentato di riformarlo e per l'ennesima volta non c'è riuscito. Ma quindi fino in fondo. Lei cosa gli ha scritto Monti? Gli ha scritto egregio professor Monti, premier di questo paese. Sta sbagliando completamente il tiro. La sanità pubblica va potenziata, il sistema è sostenibile,
il problema non è la sostenibilità ma la riorganizzazione del sistema. Vanno eliminati gli sprechi, i doppioni in sanità, va eliminata la corruzione, riusciremmo a abbattere la spesa sanitaria di almeno un 20% senza dare una sanità peggiore. Questa è la cittadini. Risposta alla se fine, posso... no, oggi, no, ieri insomma, la risposta è arrivata così, una correzione, nessuno vuole privatizzare la sanità. Se rispondesse a lei o a tutti quanti posso sono dire, mi ha fatto molto piacere, forse no? Si è spaventato, ho pensato che della, si è spaventato la reazione popolare e la mia lettera era pari alla stessa dice, la sua lettera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È troppo importante la cura della salute dei cittadini e soprattutto ricordiamo che c'è un principio costituzionale che non può essere disatteso, che è quella dell'accessibilità per tutti alle cure, per cui Monti ha capito che è andato oltre con quella dichiarazione. Ma io vorrei anche fare una battuta sulla sanità in Lombardia, che tra l'altro è una risposta che abbiamo lasciato in evasa rispetto a uno spettatore. Il problema non è bello sì privato, bello sì pubblico, privato sì pubblico no o viceversa. Insomma, il problema è che ci sia un utilizzo delle risorse nell'interesse del cittadino. La risposta è la cura della salute del cittadino. Se poi privato e pubblico svolgono questo in maniera coordinata, utilizzando i soldi pubblici, ma perseguendo quel risultato, credo che facciamo... Che è la ricetta di Ambrosoli sostanzialmente. No, io non sono d'accordo con la ricetta d'Ambrosoli. Sapete perché? Io non voglio dare ricette. Scusami, Carlo, se posso... un secondo, Carlo. Perché la ricetta d'Ambrosoli è un errore di fondo. In Lombardia... La giunta Formigoni, la prima cosa che fece fu una riforma della sanità, la legge 31. In realtà quella riforma è stata pagata quasi completamente dal pubblico. È passata la sanità privata, pagata con le nostre tasche però, da un 20% a più del 50%. Qua è stato l'errore di Formigoni. Sì, sì. Ma al di là, allora, al di là, va riequilibrato poi il sistema. Finiti, allora, però, al di là, andare anche di qua. Ecco. Ma al di là del pubblico e privato e delle proporzioni, insomma, oggi in Lombardia, che finisco, il, finisco. Il no, oggi in Lombardia abbiamo un problema grosso. Che il governo di Formigoni ha dato soldi alla sanità privata che non finivano in cura della salute. Dopo lo spettatore poi. Arrivo, certamente. Prima c'è la replica sulla sanità. Allora, recuperassimo quei soldi avremmo già meno problemi. Pronto, chi c'è in linea? Sono Giovanni. Giovanni. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io mi rivolgo all'argomento di prima. Sì? Volevo dire solo questo, sequestriamo le infrastrutture di tutte le aziende che sono andate fuori e produciamo noi. Ma chi? Che vuol dire? Ah, cioè, non ho capito, lei dice se un'azienda è andata in Bulgaria io mi prendo il capannone e poi? Produco quello che facevo prima, che l'azienda se n'è andata all'estero, giustamente, adesso noi invece di esportare importiamo con maggior costo. Quindi io penso che sia già una cosa bella fare questo. Vabbè. Prendiamo. Vabbè, è una ricetta, va bene. Ne sentiamo molte tutti i giorni. Pronto, chi c'è in linea? Ce n'è un'altra? È una ricetta, va bene. Tocca a lei, abbassi la TV per favore, ci senta per telefono, forza. Pronto? Sì, forza. Sono Cesare, buongiorno da Milano. Cesare. Posso fare una battuta prima, quando ho sentito come spesso succede di dire che i politici sono tutti aspetti dei ladri. Aspetti che no? Faccio il richiamo come il professore. Silenzio ragazzi, se no non ci sentono da casa. Dai. Allora, faccio la battuta, se mi consentite, dopo tratto i discorsi seri. Quando Manzoni ha trascorso un periodo a Parigi insieme a sua madre, la Giulia Beccaria, no? Come lo sanno tutti, in un salotto buono di Parigi per mettere a disagio gli italiani dicevano voi italiani siete tutti ladri e Manzoni rispose tutti no ma buona parte sì. Chiaro? Bene. No, non è chiaro, vabbè, non importa. No, ho allora, capito, non è che ci ha dato chissà quale illuminazione, dai evidente. Forza, dica. Ha tenuto sempre i piedi in due scarpe, lei ha fatto il senatore o il parlamentare e ha tenuto anche il consigliere comunale. Non si fa così. Oltretutto vengo a sapere che da 30 anni che lei è in comune e quant'altro, prima stava la regione Lombardia, adesso se ne va da casa al di là del fatto che la legano meno. Un solo incarico, non due, perché lei pigliava i quattrini da senatore per fare il consigliere comunale.
o il vice sindaco, l'assessore, semplicemente perché con la collega allora, senatore prendiamo di più. Allora chiarisca in un minuto, perché l'abbiamo già detto 50.000 volte, e poi sulla sanità, prego. Ma io sono stato eletto consigliere comunale e mi hanno votato, come mi hanno votato come parlamentare. Perché dovevo lasciare dopo che ero stato votato, e sono stato il più votato? Si percepisce il doppio stipendio. Perché nel 2001 sono stato più votato di Berlusconi, nel 2006 sono dopo Berlusconi più votato. A questi milanesi che mi hanno votato, che dovevo dire? Scusate, ho sbagliato. Ne fa una questione di doppio incarico, cioè probabilmente lui dice neanche ci dovrebbe stare. Il doppio incarico non è retribuito, il doppio incarico, perché è solo uno per legge. Per cui io ho lavorato come vice sindaco gratis. Non ho mai avuto un euro dal Comune di Milano. Per 14 anni ho svolto la mia funzione di vice sindaco gratuitamente. Punto. Tutta questa rabbia allora dove sta? Sta nella mala informazione. Sono un po' male informati. E poi, ripeto, io sono stato eletto. Io mi sono presentato. Se i milanesi avessero voluto, non mi votavano. Manca un minuto alla fine della trasmissione. Posso dire una battuta ultima sulla sanità? Sulla sanità volevo dire una cosa. Iezzi, dai. Certamente, come dice la Kusterman, ci sono sprechi, c'è stato un enorme problema anche di corruzione, certamente, non metto in dubbio. In Lombardia, come nel resto d'Italia, perché la sanità, se guardiamo a quello che è accaduto in Puglia, dove c'è un senatore ex PD, è stato chiesto l'arresto, quindi possiamo dire che non c'è nessuno che si sa. Sono tanti soldi che girano. Il problema è che almeno in Lombardia il livello della sanità è un po' meglio, visto che vengono tutti qui e si ricoverano tutti qui, è un po' meglio che so io del Lazio, della Calabria. Era ottimo anche nel 1500, l'H Granda di Milano, l'ospedale maggiore. Quantomeno è rimasto così almeno. 1500, quando io ho iniziato a fare il medico, Formigoni non c'era nulla, abbiamo mantenuto il trend positivo, l'abbiamo mantenuto. È finito il tempo, Iezzi. Nonostante Formigoni. Ma, velocissimamente, dico solo che con la spending review, che prima è stato tanto elogiato, alla Lombardia taglieranno ancora posti letto e finanziamenti, ancora una volta la Lombardia paga per tutte le altre regioni, perché la Lombardia è una regione virtuosa che ancora ieri è stato detto che ha i conti della sanità in ordine, e vengono tagliati posti mentre da altre parti no. Potessimo recuperare la Lombardia, potessimo recuperare i 40 milioni di euro spariti alla Fondazione Maugeri, non per colpa dei lavoratori della Maugeri. 40 milioni ci rubano 65 miliardi e tu pensi. Potete richiamare lunedì ore 13 puntuali, signori, abbiamo avuto un'ora e mezza, dai, 13 puntuali. Lunedì ci rivediamo in diretta, quindi fate lì le vostre telefonate. Da quel momento, con gli ospiti, l'attualità e quant'altro, Telenova.it vi consente, oltre che di guardare i servizi che facciamo, di rispondere al sondaggio. Quello di questa settimana è al ballottaggio chi tra Renzi e Bersani, vedi, per esempio, no? Oppure sotto ci sono i servizi del giorno, altrettanto ci sono i nostri contatti, stefano.fumagalli@telenova.it se volete scrivermi, Riccardo De Corato, Iezzi, Borghetti e Kusterman, grazie signori di essere rimasti qui con noi, a voi buon pomeriggio, buon fine settimana. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.